Siamo qui con il dottor Cantone per la presentazione del suo nuovo libro Operazione Penelope. Prima di tutto è una raccolta di saggi che riguardano i temi della criminalità organizzata e della corruzione e il filo conduttore è l'idea del fatto, cioè l'idea che questi temi, queste situazioni patologiche del nostro sistema vengono affrontate senza mai essere portate a soluzione. Perciò l'idea Operazione Penelope, cioè l'idea di una tela che viene per lungo tempo tessuta, però poi velocemente sfilata. E infatti il sottotitolo, che è un po', diciamo, anche pessimista, dice il rischio che la lotta alla criminalità organizzata, al malaffare, non finisca mai. Perché troppo spesso noi abbiamo visto, diciamo, periodi di grande entusiasmo nell'affrontare questi cancri della nostra vita sociale, che poi seguono periodi di disinteresse assoluto. Lei parte da un'analisi basata su quello che succede in Campania con la camorra, ma poi sembra anche analizzare quello che succede in tutto il paese, della corruzione dilagante, che anche le ultime inchieste sembrano portare a galla. Ma io sulla corruzione non faccio un discorso tipicamente campano, mentre per quanto riguarda l'aver affrontato i temi della criminalità organizzata, evidentemente faccio riferimento alle vicende napoletane, alla camorra. Per quanto riguarda invece le vicende della corruzione, faccio un discorso più ampio. Sostanzialmente l'idea che io evidenzio è questa, cioè dopo Tangentopoli si è fatto di tutto per non affrontare il problema. C'erano le condizioni ideali, c'era un momento anche di grande entusiasmo dell'opinione pubblica, però il tema non è stato affrontato come doveva. E invece torna in auge la discussione sulla responsabilità civile dei magistrati. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che questo è un tema mal posto, perché la responsabilità civile dei magistrati esiste, forse può essere anche meglio regolata, ma l'idea di una responsabilità diretta dei magistrati, come qualcuno vorrebbe, come è stato approvato almeno parzialmente in un ramo del Parlamento, rischierebbe di essere una sorta di pistola puntata nei confronti dei magistrati, soprattutto che si occupano delle cose più delicate. Quindi secondo me è un rischio molto pericoloso, che poi non ha nessuna ricaduta in termini di efficienza del sistema. Nel libro lei parte da un'analisi che spiega come si è passati dai boss di quartiere ai grandi imprenditori. Il vero problema delle nuove mafie sta proprio nel fatto che della capacità di coinvolgere pezzi importanti della borghesia, pezzi importanti dell'economia, del sistema imprenditoriale. Purtroppo l'abbiamo visto con decine di indagini, cioè il vero meccanismo che rende la criminalità forte è nella capacità di utilizzare i sistemi economici. La storia del riciclaggio delle pizzerie, ma tantissime storie che sono state negli ultimi tempi oggetto delle indagini della magistratura, hanno evidenziato come la camorra non sia semplicemente quello che spara, anzi la vera camorra pericolosa è quella che fa affari. Dopo l'arresto di Zagaria, lei disse, è finito il clan storico di Casalesi, con riferimento a quelle dei Mazzoni, dei Bufalari. Io lo confermo nel libro questa idea, ciò che non significa che è finita la camorra, significa che è finito un certo modo di vedere il clan dei Casalesi, una visione del clan dei Casalesi che era quella anche di persone come Zagaria Iovine, che erano nate e cresciute alla corte di Bardellino. Oggi tutto questo è cambiato evidentemente e questo cambiamento è tutto ancora da verificare. La mia idea è che cioè il rischio e la possibilità che anche in provincia di Caserta si verifichi quello che si sta verificando in provincia di Napoli, a Napoli città soprattutto, un ringiovanimento rilevantissimo della criminalità organizzata con la discesa in campo di giovanissimi. Gli ultimi arresti hanno evidenziato che le nuove leve del clan dei Casalesi sono giovanissime, quindi un clan dei Casalesi completamente diverso dal passato, perciò io dissi, e lo confermo ancora oggi, che quel clan dei Casalesi probabilmente ha anche una data di morte oltre che una data di nascita. Un clan che però ha avuto grande ruolo in quella che è stata l'emergenza rifiuti della Campania. Certamente è un settore particolarmente inquinato, è un settore nel quale i camorristi hanno dimostrato prima di essere in grado di trafficare in modo illegale e poi di riciclarsi nella legalità, è un settore nel quale si fanno enormi affari e quindi come tale è un settore a rischio di infiltrazione. Il problema è che io credo che l'emergenza rifiuti non sia risolta, l'emergenza rifiuti purtroppo diciamo, è fuoco che cova sotto la cenere. Si sta cercando di risolverlo in modo provvisorio con interventi, diciamo, tampone, ma questi interventi poi lasciano il tempo che trovano. Nel senso che fino a che noi utilizzeremo i meccanismi di mandare i rifiuti all'estero, ovviamente si tratterà di soluzioni tampone, non certo di soluzioni definitive.
un'ultima cosa, una nota di speranza, come contrastare la malavita imperante nel nostro paese? Questo è complicato, ovviamente, cioè, credo ci sia molto da fare. Ci sia molto da fare sul piano della cultura, ci sia molto da fare sul piano della prevenzione, cioè l'idea che la criminalità organizzata possa essere vinta solo e unicamente sul piano della repressione è un'idea perdente, è un'idea che richiede il coinvolgimento delle giovani generazioni, richiede interventi sul piano educativo, sul piano culturale, un intervento complessivo. La delega semplicemente agli apparati repressivi è una delega perdente.